Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Un buon pomeriggio, Enzo Buon Tamborra. pomeriggio, Cristian. Ciao. Primo luglio, Enzo, quindi si apre ufficialmente il calciomercato e quindi da oggi siamo anche in attesa delle prime ufficialità in casa Bari. Non ci resta che attendere, perché i primi colpi non si faranno attendere. Sì, peraltro sono in molti a fermarmi per strada o in spiaggia chiedendomi ma gli acquisti arrivano sì o no, perché insomma poi alla fine ci sono tante voci, ma nessun colpo ufficiale. Va detto che da oggi Sì, praticamente si da apre il oggi. mercato. Quindi io credo che fra oggi, massimo domani, verranno ufficializzati alcuni nomi. Insomma, mi sembra di capire che ad esempio Kupis e Frattali siano giocatori del Bari al 100%. Corapi è un altro di quelli che dovrebbe aver detto di sì, e poi ce ne sono un altro paio che sono praticamente dietro l'angolo, tra cui il difensore Perrotta Sì, del Pescara. del Pescara. Io credo che se c'è una preoccupazione che non devono avere i tifosi è quella di un mercato abbondante e sostanzioso. Il Bari sta lavorando sotto traccia per rinnovare completamente l'organico, si parla addirittura di 15 volti nuovi rispetto alla passata stagione, poche le riconferme. Quindi insomma aspettiamoci adesso dei giorni movimentati. Del resto il Bari il 12 deve essere in ritiro a Bedolo, il 10 c'è già il pre-raduno a Bari e quindi gioco forza, questi saranno giorni particolarmente intensi. A proposito del ritiro, nei prossimi giorni daremo tutti i dettagli, Enzo, per seguirlo su Telebari, su Radio Bari, ma anche sulle nostre pagine social, perché ci saremo, quindi non faremo davvero mancare nulla ai nostri telespettatori. Diversi ancora un po' di giorni a Bari perché poi vai pure tu in ritiro spirituale sì. a Bedollo, peraltro avremo praticamente una squadra che va lì a lavorare, c'è anche Barbara Sì, c'è Cirillo con te al Barbara Cirillo. debutto in ritiro, non è mai venuta in ritiro, quindi avremo le diverse facce del ritiro, non solo rappresentate dalle vostre facce, perché avremo anche Antonio Sisto che aggiornerà in continuazione i nostri social, quindi veramente resterete aggiornati minuto per minuto su quello che sta accadendo a Bedollo, con diverse sfaccettature. La parte tecnica, la parte di colore di contorno, ma anche un aspetto al quale continuiamo a tenere in maniera particolare, cioè quello dei tifosi che verranno lassù. Insomma, vi racconteremo storie legate al ritiro precampionato, che è sempre un momento molto particolare. Quest'anno dovremo avere la possibilità di intercettare anche dei calciatori che hanno un passato, un Eh vissuto, e sì. quindi diciamo questo cresce l'attesa. Avremo un appuntamento fisso a partire dal primo giorno, quando il Bari praticamente starà arrivando in montagna. Noi già saremo in diretta il venerdì 12 a partire dalle 20:30 con repliche la sera alle 23:30, la mattina alle 7 e poi allo solito orario del TV Sport alle 14:30. Ma l'appuntamento in diretta è un serale, peraltro da lunedì al venerdì saremo collegati in una sorta di triangolazione. Io dallo studio con i miei ospiti, poi ci sarà Natalie in un luogo di mondanità barese dove la gente magari beve un drink E si diverte, o come dire respira aria di mare, o ascolta un po' di musica e poi voi che lavorate in montagna con i tesserati del Bari. Quindi avremo un format abbastanza articolato e speriamo di farvi compagnia per tutto il ritiro a partire dal 12 sino al sì. Da noi 27-28. di venerdì dalle 20:30 alle 21:30, quindi Sì. appuntamento fisso di Sarà un'ora così. Pronto? dedicato al ritiro del Bari. Intanto abbiamo anche un primo ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Una bella telefonata, diciamo. Vabbè, ok. Silenzio, proviamo a recuperarla magari tra poco. 085 01 9998, il numero per intervenire in diretta. A proposito di acquisti, leggevo oggi anche un'intervista di Igor Protti sulle pagine della Gazzetta dello Sport, che sponsorizzava anche l'acquisto del centravanti Ferrari del Genoa. Lo considera davvero un buon attaccante per la categoria. Lui che è un centravanti fisico nell'ultima stagione a Piacenza. Intanto stiamo vedendo con Ferrari sistemerai l'attacco, le parole dell'ex bomber biancorosso Igor Protti. Dobbiamo fidarci, insomma, Protti è uno che di attaccante se ne intende, peraltro è rimasto nel mondo del calcio perché sino allo scorso anno era il team manager del Del Livorno, Livorno, sì. e poi mi sembra di capire che questo Ferrari abbia proprio le caratteristiche necessarie per vincere le partite sporche in Serie C, È dove devi così. fare un po' la guerra, insomma, perché lo vedi fisicamente, uno molto strutturato, un giocatore di grande temperamento, quindi benvenga Ferrari. L'ha detto l'altro giorno Torrente in trasmissione. Torrente è stato il tecnico della Sicula Leonze fino a questo campionato e ha detto occhio che di partite belle ce ne saranno poche. Saranno tutte partite molto combattute, su alcuni campi si fa fatica a giocare, quindi diciamo una riedizione fatta le dovute proporzioni del campionato di Serie D, quindi non dobbiamo aspettarci un salto o calcio champagne, bisogna vincerle anche 1-0 con un colpo di testa, che da questo punto di vista Ferrari mi sembra l'uomo giusto.
Questo bisogna dirlo anche ai tifosi per non beccare sin da lo subito. Diciamo, scherziamo un po', prima insomma, che diate la colpa a Cornacchini, Cornacchini, no, perché si ovviamente gioca anche, è chiaro che sarà un campionato particolare. Qualcosina di meglio dal punto di vista del gioco me l'aspetto anche io, devo dirti la verità. Magari soprattutto al San Nicola, le partite in casa dove c'è più possibilità di fare gioco. Io credo che ci sia un punto d'incontro fra la concretezza e la capacità di produrre del gioco. Del resto oggi le squadre che vanno per la maggiore sono quelle che giocano a calcio. Stai vedendo quello che sta accadendo in Serie A, dove tutte le squadre, anche la Juventus che pure vinceva, pur non giocando bene, adesso sta cercando la via del gioco per ottenere comunque le vittorie. Se vuoi alzare un po' l'asticella, se vuoi migliorare, devi trovare qualcosa di diverso. Io credo che questo lo sappia anche Cornacchini, che lo scorso anno aveva più di un attenuante, ad esempio aveva strutturato una squadra con centrocampisti incontristi. Quest'anno invece mi sembra di capire, insomma, se poi il nome che si legge, poi che arriva o non arriva è un altro discorso, ma se si pensa a Brugman, si pensa evidentemente a una squadra che sappia ragionare. E si sappia anche giocare a calcio, sì, il classico regista. Altrimenti che è un po' mancato in questi anni. 0850199998, il numero per intervenire in diretta. Oh, intanto la Salernitana ha annunciato l'arrivo di Giampiero Ventura, dunque ci sarà anche un ritorno contro il Bari nel triangolare del 1° agosto tra Bari, Salernitana e Regina. Un colpo di genio di Lotito, che peraltro ha avuto a che fare con Ventura quando Lotito da dirigente federale seguiva la nazionale. Ricorderai, sì, proprio una partita di Ventura, c'era Lotito a Bari, addirittura col giaccone, con la tuta dell'Italia. Ma che dirti, insomma, io credo che Ventura, se lavora con i tempi necessari, rimanga un lusso per il campionato di Serie B. Io credo che per una serie di motivi Ventura stia nel posto giusto, perché la Salernitana è una squadra che ha bisogno di essere rilanciata, viene da un'annata molto tribolata dove ha rischiato addirittura di retrocedere. Io credo che abbia il fascino dell'allenatore, comunque della nazionale, insomma, qui non l'allena in Serie A, l'allena in Serie B, quindi anche per lui è un po' rimettersi in discussione, certo, a 72 anni, non più a 20 anni. È comunque un passo indietro. E poi chissà che non gli porti bene Salerno, gli ha portato bene Bari per una serie di motivi, potrebbe essere la squadra gemellata per eccellenza a rilanciarlo. Comunque complimenti a Ventura, perché a 72 anni rimettersi in gioco vuol dire avere dentro una vitalità che non tutti i 72 anni hanno in questo comunque momento. Comunque sarà curioso anche di rivederlo contro il Bari. A proposito, è giusto quello che dici, perché nel triangolare c'è la Salernitana, c'è la Regina. Ci testerà Ventura, sarà un bel esame. È così, dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, tra poco. Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Enzo Tamborra, abbiamo anche un ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Sì. Eccoci, ciao. Sì, sono Alessio da Viareggio, salve. Ciao, buon pomeriggio. Intanto complimenti per la trasmissione, che tenete viva la vita del Bari. È stato un mese faticosissimo questo, sappilo, perché comunque erano troppo lunga la sosta, perché comunque il campionato è finito molto presto. È vero. Io penso così, mi fido della società, nel senso che ipotizzo che ci saranno dei nomi che magari non sono, ipotizzo che non sono usciti, ne sono usciti tanti, ma che siano quelli giusti. Però sinceramente faccio un esempio, tra un Antonucci e un Baraglie preferirei Baraglie, cioè tra un giocatore che ancora deve dimostrare qualche cosa a uno che ha già fatto il supercorso, preferirei uno motivato che deve ancora arrivare. Anche per caratteristiche tecniche, Baraglie rispetto a Antonucci, così è buttata lì. Grazie. Beh, io li prenderei entrambi, anche perché uno è un esterno offensivo, l'altro è un centravanti. Sì, però al di là del fatto tecnico, il nostro amico evidenziava come possa essere preferibile puntare su uno che ha ancora qualcosa da raggiungere come obiettivo nel calcio, piuttosto che un altro che ha già fatto tutto. Devo dire la verità, poi dipende dalla serietà dei calciatori, perché ci sono dei calciatori che pur avendo una certa età non vanno mai a svernare, e Antenucci per me fa parte di questi calciatori, lo ha dimostrato anche nella SPAL giocando alcuni campionati molto, molto buoni. Non dimentichiamo che Antenucci veniva da un'esperienza importante in Inghilterra con la maglia del Leeds, quindi mi sembra come profilo un giocatore che ha fatto molte cose
ma che non ti molla, cioè un giocatore che a mio avviso potrebbe tornare utile alla causa. Il Bari ci sta puntando, c'è cioè comunque l'obiettivo di far rivestire la maglia hanno del Bari. Hanno mandato quindi... una scoperta di Cesare, evidentemente vogliono, Di Cesare gli avrà raccontato per filo e per segno cosa si prova a Bari. Non devo dirti, da mettere in discussione le qualità anche morali poi dell'uomo. Io diciamo come principio di massimo sono d'accordo con chi ha chiamato, cioè sempre meglio... A maggior ragione uno come Ferrari, ad esempio, che deve ancora chiedere tanto al calcio, a mio avviso vedrebbe Bari come una piazza la migliore possibile. Però tra i veterani c'è un'eccezione, un po' quello che è accaduto a Brienza del resto. Sì. E quindi per me ci può essere anche una bella convivenza fra un aspetto e l'altro. Eh sì, abbiamo intanto un'altra telefonata. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Comunque... dei giocatori che ho nominato io, Gori, i due giocatori della Fiorentina Primavera, il mister Vigica, non se ne parla proprio. Dobbiamo andare a prendere quegli anziani che non dovevano servire a niente, ci vuole il giovane. Ma io credo che i tifosi debbano fare i tifosi e i direttori sportivi, insomma, fermo restando che a tutti è consentito di pronunciarsi rispetto alle preferenze, però insomma... c'è che qui questo lavoro lo fa a tempo pieno. Tu fai il nome di Gori, io Gori ho visto fare due gol contro il Foggia, però poi non l'ho visto mai giocare, insomma, perché era sempre in panchina, quindi non lo so, sarà anche bravo, perché comunque un Primavera della Fiorentina. Però io Antenucci anche a 34-35 anni lo prendo Antenucci. Sempre. Sì, sì, un paio sempre. Di questi, i giocatori simboli occorrono. Servono anche gli altri, sono i leader dello spogliatoio. Insomma, vedete anche il ruolo di Brienza che è stato un po' sminuito lo scorso anno, perché Brienza dal punto di vista del campo non ha detto molto lo scorso anno, lo sappiamo perfettamente. Però Brienza, avete sentito anche quando abbiamo invitato i calciatori, per un ragazzo Brienza è un mito. Era un punto di riferimento. E quindi... purché respiri, insomma. Enzo, dobbiamo parlare però anche del capitano, di Ciccio Brienza, perché inevitabilmente è una situazione che il Bari dovrà risolvere nei prossimi giorni, prima della partenza per il ritiro di Bedollo, situazione ancora in divenire. Io ho la sensazione che, Brienza... non essendoci stata ancora una risposta, perché diciamolo, questo è un aspetto che se si trova subito un accordo, in due giorni sistemi la questione. Io non credo che Brienza e Bari non si siano parlati, evidentemente si sono parlati. Il contatto l'hanno avuto, evidentemente, il Bari gli ha proposto quello che è il suo evidentemente progetto. Non c'è un accordo, perché si capisce che il Bari stia spingendo nella direzione fa il dirigente in questo momento, e tutt'al più se vuoi giocare a gettone. E quindi un ridimensionamento economico. Un ridimensionamento del ruolo e del compenso. E del compenso, è così. Quindi Brienza... si sente ancora calciatore. Noi siamo tutti romantici, ma Brienza, oltre ad essere un giocatore legato al Bari, però è anche un professionista che chiaramente deve fare i conti con quanto gli spetta. Evidentemente siamo distanti, perché altrimenti insomma un segnale ci sarebbe stato. Invece mi sembra di capire che non ci sia ancora alcun segnale, che il futuro di Brienza è quanto mai incerto. Perché lui pare che vorrebbe ancora giocare, sentirsi ancora protagonista. Questo è difficile magari che possa, Enzo, avvenire a Bari, non è escluso che però possa ricevere lo stesso Brienza delle richieste da squadre di Serie C. C'è un'anomalia rispetto a questo aspetto, perché ricordo perfettamente Brienza, quando arrivò a Bari, il primo anno, aveva 37 anni ancora, e disse, probabilmente questo è il mio ultimo anno, cioè sembrava quasi il giocatore che avesse già in qualche modo le scarpe da appendere al chiodo, e che volesse fare una stagione al Bari. Poi ce n'è stata un'altra ancora. Ora ce n'è stata un'altra ancora, e quindi sarei curioso di capire cosa ha spinto Brienza, che peraltro nel frattempo anche si è infortunato, con un problema abbastanza complicato al ginocchio, se il fisico abbia ancora, ancora questa voglia di matta di giocare. Io sono grato a Brienza per quello che ha fatto. Noi baresi dobbiamo essere grati a Brienza, però... è giusto anche che la società faccia le sue valutazioni, perché alla fine Brienza non è uno che gioca gratis col Bari, ma è uno che viene pagato come gli altri. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Buon pomeriggio, Francesco Camafà. Ciao Francesco, buon ciao, pomeriggio. Ciao Francesco. Due cose velocissime. Quando verrà fuori il calendario, prima domanda. Seconda domanda, io mi associo ad altri tifosi che dicono... cioè praticamente io un altro Floro Flores, diciamo, tra virgolette, non lo vorrei uno giovane.
Che ne pensate voi? Grazie, forza Bari. Grazie, beh, poi dipende anche da calciatore a calciatore, magari Floro Flores ha anche un altro tipo di carattere, no, rispetto allo stesso Antenucci. Sì. Di Cesare, è stato un autentico trascinatore, sì, è vero. Cioè, c'è soggetto e soggetto, non è detto che il 35enne, il 37enne con un passato in Serie A venga a perdere tempo in una squadra di calcio. Ci sono persone molto serie e da questo punto di vista questa è una società che bada molto all'aspetto umano e alla serietà dei suoi tesserati. Lo stesso Caccioli, va bene, magari non sarà stato un'eccellenza lo scorso anno in campo, però Caccioli resta nello staff, sì, era molto, quindi vuol dire che loro puntano molto sulla rettitudine morale di quelli che vengono a giocare al Bari. Ma abbiamo visto anche lo scorso anno i ragazzi presi, ragazzi, quasi tutti ragazzi under, erano tutti ragazzi ai quali, come dire, che faresti fidanzare con tua figlia, insomma, no? Vero, nel senso, vero, che sono ragazzi con la faccia, con il volto pulito, posto, sì, insomma. Sì, sì. Quindi c'è un orientamento di questo genere, che è un po' anche l'orientamento del Napoli. A Napoli teste calde non ce ne sono, cioè sono tutti ragazzi molto seri, lo vediamo a Napoli, c'è gente che gioca da una vita in una squadra di calcio. Se tu resti nello stesso posto di lavoro, non per un anno, ma per 4, 5, 10 anni, vuol dire che hai veramente tutte le carte in regola per occupare quello spazio. E credo che da questo punto di vista la modalità sia molto simile. Poi non mi ricordo l'altra domanda. Sì, no, i calendari, 31 luglio. 31 luglio sfileranno i calendari, il 25 agosto l'inizio ufficiale del campionato. Il 4 agosto la Coppa Italia, ma io ho la sensazione che il Bari giochi con le squadre Italia, di Serie C. Sì. Ho letto il regolamento, paradossalmente, ora... Io ho letto il regolamento, poi può essere che ci siano tra le pieghe del regolamento delle cose diverse, però ho letto che hanno diritto a giocare, tra gli altri, nella Coppa Italia dei Grandi, le seconde classificate del campionato di Serie D. Quindi paradossalmente la Turris può giocare nel tabellone principale. Magari, mi sembra strano questo. Sì, insomma, sì, andrebbe magari chiesto, proviamo insomma. Sì, a dare informazioni più precise anche nei prossimi giorni. Anche durante la pausa pubblicitaria. Anche durante la pausa pubblicitaria, è vero. In ogni caso, dicevamo, bisogna ancora però poi capire come avverrà la composizione, Enzo, dei gironi. Ci sono squadre in difficoltà, ultima Avellino, che nonostante la promozione pare che abbia ancora problemi. Ma Cristian, questo super societario. Girone meridionale che era paventato... Non in realtà super. Non è più super, perché comunque non c'è più il Palermo, non c'è più il Foggia, intanto c'è una zanzara che ci vuole massacrare, è un elicottero praticamente. Pericolosissima. Non c'è più il Palermo, sì, non c'è più il Palermo, Trapani, no, nel frattempo no, è salito in Serie B, quindi insomma alla fine credo le cose resteranno come erano. E allora facciamo così, Enzo, andiamo in pausa pubblicitaria, quindi ammazziamo la zanzara nel frattempo, la zanzara e cerchiamo magari ulteriori informazioni in merito a quella che sarà anche l'inizio della Coppa Italia del Bari, tra poco. Sì, siamo in diretta. Siamo in diretta. Grazie, ringraziamo chi ci sta dando qualche informazione sulla Coppa Italia, ma siamo in diretta. Sì, sì, non ci avevano avvisato, eravamo sì in collegamento. Avevamo detto le cose giuste. Sì, quindi Bari fa sì. La Coppa Italia di Serie C. Coppa Italia di Serie C, quindi partenza il 4 agosto, quindi non la Team Cup, quindi non con le sì. squadre di Serie A. Mentre Serie la Turris farà la Team Cup, perché sì. paradossalmente nel regolamento della Team Cup sono inserite le squadre seconde classificate del girone di Serie D, mentre chi ha vinto il girone di Serie C gioca praticamente nella Coppa Italia di Serie C. E allora 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Ci chiedono anche notizie per quanto riguarda lo stadio San Nicola. Intanto una cosa è certa, il Bari ha presentato, Enzo, la manifestazione di interesse per quanto riguarda la gestione quinquennale dello stadio San Nicola. Quindi ma io credo che giorni ci saranno novità. Io credo che grandi scossoni non ce ne saranno da questo punto di vista. Io credo che il Bari giocherà al San Nicola, ci sarà sempre questa concessione. Io non so fino a che punto, bisognerebbe chiederlo anche alla proprietà, però il Bari possa essere interessato a rifare lo stadio o possa essere interessato a fare uno stadio nuovo. Del resto a Napoli continuano a giocare al San Paolo, sì, cioè perché Paolo. A Bari dovrebbero buttare giù sto stadio e fare un altro oppure fare lavori di questo che tipo. Secondo Aurelio De Laurentiis si presenta in condizioni peggiori rispetto al San Nicola. E quindi la logica, sì. Se il San Paolo sta molto peggio del San Nicola, allora andrà bene questa gestione, magari migliorarlo un po', tieni conto che il Comune, io credo che gli accordi siano stati già fatti, perché il Comune però, allora, loro intanto hanno stanziato 3 milioni di euro per la gestione quinquennale, il Bari, il Comune nel frattempo ha fatto partire, ha approvato in giunta un investimento di 2 milioni di euro che servirà per i seggiolini, cioè per rimettere lo stadio a norma sì. Rispetto a, credo che grandi novità non ci saranno, il sindaco sta cercando di trovare degli sponsor che rifacciano i petali e che su quei petali mettono il proprio marchio,
Quindi, insomma, evidentemente al di là delle poche notizie che trapelano, evidentemente la linea è quella. Si fa la gestione del San Nicola, col Bari che si occupa degli aspetti ordinari, con la società, col comune che si occupa degli aspetti straordinari, senza un po' alla volta. Grandi, ragazzi, stravolgimenti. Questa è la situazione dello stadio, non credo che si possa andare molto oltre. Intanto Luca invece ci chiede notizie sulla campagna abbonamenti, bisogna anche in questo caso attendere almeno bisogna aspettare, almeno un paio monitorare, di fa fede la promessa del presidente De Laurentiis che terrà conto di chi ha sostenuto il Bari nel momento del massimo bisogno, cioè lo scorso anno in Serie D. Quindi bisognerà ancora aspettare qualche giorno. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Dobbiamo fare anche Enzo un piccolo break perché si è conclusa l'avventura delle azzurrine nel mondiale femminile, questa sconfitta contro l'Olanda. L'hai vista la partita o no? Sì, l'ho vista la partita. Forse un buon primo tempo, poi nel secondo invece Italia un po' in calo. Primo e Olanda tempo che non siamo state capaci di cogliere l'attimo, perché sì, l'Italia ha avuto due una grande occasione, sì. Sì, due occasioni. L'Olanda praticamente non aveva mai tirato in porta, pur facendo marcare una chiara supremazia territoriale. Cioè la partita la faceva l'Olanda e l'Italia andava a punteggiare. Poteva sicuramente sì, pungere e far gol. Nel secondo tempo c'è stato un crollo fisico, a mio avviso, perché proprio dal punto di vista fisico le azzurre non hanno retto le olandesi. Peraltro c'è una differenza di passo, anche perché qui parliamo di calcio professionistico in Olanda, sì. In Italia sono ancora delle dilettanti, quindi è chiaro che questo pesa dal punto di vista della preparazione, della struttura fisica. Devo dire che poi io ho capito che non ce l'avremmo fatta con l'Olanda, perché il calcio ha delle dinamiche che poi si somigliano molto a qualsiasi livello, quando ho visto in che modo l'Olanda ha superato il Giappone. Cioè l'Olanda 99 su 100 con deve la essere eliminata dal Giappone. Il Giappone negli ultimi 20 minuti, palo, traversa, salvataggi sulla linea, non ha fatto niente l'Olanda. Ha fatto un tiro, mani di una giocatrice del Giappone, calcio di rigore, e ha vinto la partita così. Quando vinci in questo modo, ti devi aspettare addirittura che vinci il mondiale alla fine, perché se sei sopravvissuto al momento di maggiore difficoltà, a mio avviso è una vita molto lunga. Un po' quello che è accaduto alla Spagna, rischia di uscire dagli europei, la Spagna nel 21, perde con l'Italia 3-1, vince poi così con il Belgio 1-0, perché se non avesse vinto quella partita la Spagna era fuori, fuori. Era fuori. E poi diventa devastante. Ieri sembrava una squadra di un altro pianeta rispetto alla Germania. Fabian Ruiz ha fatto una partita straordinaria ieri. Bisogna dire che il Napoli ha visto giusto prendere quel giocatore, forse il miglior giovane centrocampista europeo, sì, di questo forte, momento. Sì, forte. E allora abbiamo anche le voci della Serturini e di Gravina. Serturini, ecco, peraltro Serturini. Sì, l'ex Pink Bari, vediamo. Sapevamo che avevamo davanti una grandissima squadra, ci abbiamo provato, hanno vinto loro, però questo sicuramente non deve togliere nulla al lavoro che abbiamo fatto noi. Questa data per me rimarrà importantissima perché grazie a Milena e a tutto il suo staff ho fatto questo esordio che per me era il sogno che avevo da bambina. Io non parlerei di delusione, oggi c'è la consapevolezza di aver centrato un obiettivo importante, quello di valorizzare una dimensione straordinaria, e queste ragazze sono state delle protagoniste encomiabili, protagoniste che hanno davvero dato un esempio a tutto il sistema, a tutto il calcio, e quindi rimane questa splendida pagina che sono state in grado di scrivere. Queste le parole di Gravina. Io sì, devo dire una cosa, io mi auguro che il calcio femminile spicchi il volo, però ho forti dubbi. Cioè, una cosa è la nazionale, un'altra cosa è un campionato. Non dimentichiamo che quando ci sono le Olimpiadi, tutti quanti tutti ci scopriamo sì, appassionati di tiro con l'arco, appassionati di sollevamento pesi, appassionati di scherma. Tu vedi mai una gara del campionato italiano di scherma durante così l'anno? No. È così. Se un italiano è l'Italia impegnato alle Olimpiadi, sì, vedi, e quindi è questo il vero salto che va fatto. Io credo che un grosso aiuto al calcio femminile lo stia dando Sky, perché Sky sta dando un... Io sono dell'idea che ci sono delle televisioni che dovrebbero essere pagate e non pagare per fare un evento, perché il ruolo di una televisione, soprattutto se è fatta molto bene come Sky o come la stessa DAZN, cioè è fondamentale, un ruolo sì, per dare eccezionale, visibilità, perché comunque ti danno una visibilità, ti fanno sembrare più alto, più bello, più giovane. È così. Invece a volte vedo che il ruolo dell'informazione è un po' i calciatori diventano calciatori, e penso che le televisioni siano un,
niente, invece no, devo dire grazie alle televisioni, a chi fa il ruolo, svolge il ruolo dell'informazione, perché altrimenti il pallone si sgonfierebbe, siamo noi che lo gonfiamo il pallone, Cristian. Perché se noi non facessimo vedere tanto calcio, il pallone non sarebbe così, sarebbe una pallina, sarebbe. Invece questo non è a volte recepito dai protagonisti. Anzi, c'è sempre più chiusura. Non si può parlare con quello, non si può parlare con quell'altro, non si può fare interviste, non si può fare quell'altro, non si può fare questa. È sbagliato. Io credo che noi dovremmo fare tutti una profonda riflessione sul nostro ruolo, che è un ruolo fondamentale per loro. Per il calcio femminile io la penso in un certo modo, sono convinto che questa sia stata una bolla enorme, perché comunque poi in Italia si è avvertito ancora di più, perché a noi è mancato il mondiale dello scorso anno. Abbiamo visto attraverso le ragazze una forma di riscatto ad un quasi un lutto vissuto calcisticamente parlando, il non avere la possibilità di giocare il mondiale. Quindi io non so, il prossimo anno sarà un banco di prova importante per il calcio femminile, per capire se questo salto avverrà o meno. Tornando al ruolo dell'informazione a 360 gradi, proprio noi quest'anno abbiamo avuto la dimostrazione di come è diverso quando si crea un rapporto con una squadra di calcio. Cioè voi avete potuto vedere i giocatori come non li avreste visti mai, e gli stessi giocatori, per quello che è stato la nostra sensazione, il nostro approccio, non vedevano l'ora di mostrarsi per come sono. Decisamente diverso. Cioè il modello Bari-Telebari è stato un modello molto efficace, perché voi avete visto i giocatori come non l'avreste mai visti, e i giocatori si sono mostrati ai vostri occhi per come sono realmente, cioè dei ragazzi simpatici, divertenti, scanzonati, timidi a volte, però per come sono. Invece c'è generalmente un'informazione molto blindata ed è sbagliato, a mio avviso. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi c'è in linea? Ciao Cristiano, sono Baugiovanni. Ciao, buon pomeriggio. Ciao caro. Penso la Spagna ha vinto 2-1 con il Belgio. Vabbè, 2-1 comunque ha fatto, fatto gol alla fine, insomma, la Spagna ha rischiato. Poi un'altra cosa, un saluto a tutto lo staff di Telebari. Grazie Mario Giovanni, grazie. Perché è la nostra televisione dei baresi, la vera televisione. Ciao. Grazie. Grazie, non a caso ci siamo sempre definiti, Enzo, la TV dei noi tifosi. Noi restiamo la TV dei tifosi del Bari, storicamente. Quest'anno, però con l'aggiunta, anno, sì. La TV anche del Bari, e che Bari, perché comunque diciamo siamo accanto a persone molto serie, persone che hanno dimostrato già, non a caso, di aver centrato l'obiettivo al primo colpo. Quindi diciamo abbiamo questa duplice veste, però senza dimenticare mai le nostre origini, la nostra storia, che dimostra come noi siamo la TV dei tifosi del Bari. Questo è un marchio, non lo dico io, cioè è nei fatti, gli altri possono dire quello che vogliono, noi siamo la TV dei tifosi del Bari. E allora, foto dalle vacanze per quanto riguarda i protagonisti del Bari. Si parla tanto di centravanti, Enzo, il centravanti l'ha trovato Simone Simeri, perché si è fatto immortalare con il centravanti polacco del Napoli, Milik, in questo selfie. Credo in Grecia, credo Mykonos, anche se non riesco da questa posizione Simeri, a leggere. È un grande tifoso del Napoli, per Tenopeo Doc, insomma, quindi avrà trovato un idolo. Però Simeri, non so se ha mai... No, perché Simeri, non so, quando è andato via? Giocato nel settore giovane del Napoli, Simeri, sì? Se non ricordo se era la primavera del Napoli o meno, non so se... Però è già abbastanza grande, quindi è semplicemente un tifoso. Li guarda assolutamente come idoli. E poi c'è una foto invece di gruppo con... invece loro sono a Ibiza, c'è Samuele Neglia, c'è Roberto Floriano. Ma Neglia quante vacanze sta facendo? Era negli Stati Uniti. Neglia era negli Stati Uniti. Con Iadaresta. Io non ho raggiunto Roberto Floriano a Ibiza, quindi si stanno... Questa è la differenza tra così. Chi ha famiglia e chi non ce l'ha. Chi ha famiglia si può fare una vacanza, chi non ce l'ha... si fa due vacanze. è così, quindi si stanno divertendo in attesa, ovviamente, come abbiamo detto in precedenza, del ritiro di Bedollo previsto per il 12 luglio. Floriano, Nelia fanno parte poi di quei pochi calciatori, Enzo, confermati dalla passata stagione. Non ci sarà... Noi non abbiamo sbagliato i nomi, erano quelli i nomi alla fine. Floriano, Nelia, Bolzoni, Simeri, quindi... Pensavo le stesse Mattera come... Sì. Difensore aggiunto, l'unica previsione sbagliata è stata passando Mattera. Al Taranto, quindi, sì, okay. Quindi non è stato... Però, un abbraccio a Mattera, perché... Sì, ha fatto comunque una stagione importante. Poi ci sono giocatori che verranno aggregati, tipo Feola, Nannini, che però potrebbero magari fare il ritiro e poi andare anche altrove. Però vedremo. Diciamo, Ciamlini... Cristian, quindi... era chiaro, la squadra deve cambiare per fare... Non per giocare in C, perché il vero problema è vincere la C. Perché giocare in C probabilmente ci saremmo portati a rimorchio mezza squadra dello scorso anno. Il vero problema è vincere la C. Per vincere la C devi avere una squadra completamente diversa.
Enzo Michele torna su Cornacchini, ti chiede se riuscirà a reggere le pressioni di una piazza come Bari, condannato a vincere nel campionato di Serie C. Diciamo che ha fatto le prove generali lo scorso anno, il prossimo sarà anche peggio, insomma, perché comunque avrà avversari anche più forti. Però insomma io spero che, come ha detto Pocheschi, allenatore simpatico e allenatore esternale, ha detto Cornacchini è come Allegri, è uno che gioca male ma vince. Se è così va bene, tutti quanti vorremmo vedere spettacolo, però se Cornacchini comincia a stare lì primo in classifica in Serie C, conta il risultato. Sarebbe il colmo cercare il pelo nell'uovo, perché sai, in D si è detto vabbè, quel campionato avrebbe vinto chiunque, ma se in C si mette subito sopra e giocando in qualche modo continua a far punti, che cosa gli vuoi dire? Anche se lo stesso Cornacchini, Enzo, a fine campionato ha detto uno dei prossimi step deve essere proprio quello di aumentare e salire per quanto riguarda la qualità del gioco. Io credo che nel senso, perché in alcune partite abbiamo giocato proprio male. Io mi ricordo una partita che dissi, ma perché noi giochiamo così male e gli altri giocano bene? È stata Bari-Portici. Il Portici a Bari ha dominato, partita, sì. Ha dominato il gioco, va bene? Comandava il gioco. Ecco, fermo restando che alla fine comunque vinse il Bari, 2-1 credo quella partita. Però vorrei vedere un Bari in grado di giocare meglio. Io credo che ne abbiano diritto anche i tifosi, perché insomma noi tifosi del Bari, chi ha seguito sempre il Bari, ha diritto a mio avviso a vedere qualcosa di meglio. E allora, non so se riusciamo a prendere al volo un'ultima telefonata. Sì, ultimo ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Sì. Eccoci. Buonasera. Ciao, buonasera. Scusi, Enzo, noi... Tanto qua combattiamo ancora con la zanzara. Siamo tre abbonati, va sì, bene? Sì. Siamo arrivati al 1° luglio e non si vede ancora niente delle acque, non si sente un nome, sì, tutto il nome, ma però alla fine non si sente neanche un giocatore che ha preso il Bari. Devi stare tranquillissimo. No, bisogna dire che il calciomercato è aperto ufficialmente oggi, quindi il Bari non poteva ufficializzare i calciatori prima di questa guarda, entro domani, dopodomani avrei 4-5 nomi per partire. Accordi ne ha chiusi, poi però è chiaro che li formalizzerà nei stai prossimi tranquillo giorni. Perché nei prossimi giorni arriveranno a raffica i calciatori, perché comunque si stanno muovendo. Insomma, hanno 10 milioni di euro da spendere, quindi voglio dire, li devono spendere questi soldi. Quindi mai come quest'anno possiamo stare tranquilli sulla costruzione del nuovo Bari. Stai tranquillo, è soltanto questione di giorni, questione di tempo, vedrai che insomma i tuoi dubbi verranno fugati. È da oggi che si possono ufficializzare i calciatori. Prima magari già tra oggi e domani qualche nome esce. Sicuro. Allora, Enzo, siamo in chiusura, quindi come di consueto ti regalo gli ultimi 30 secondi di puntata. No, noi ci prepariamo per questo ritiro, perché è un ulteriore sforzo che stiamo facendo. Ci teniamo molto a far bene, a presentarvi. Peraltro, insomma, contiamo di fare una serie di cose già in questo periodo, perché è chiaro che voi ci avete ringraziato per il lavoro dello scorso anno, ma a noi non basta. Cioè, noi abbiamo davvero l'ambizione di fare molto, molto meglio, perché insomma questa è una sfida anche per noi. Ci piacerebbe riaccompagnare il Bari verso dove era finito, cioè verso il campionato di Serie B, e farlo anche noi da protagonisti. Sarebbe davvero una grande cosa, 3 anni per riportare il Bari dove era finito. Nel calcio vero. Stop, un grazie ad Enzo Tamborro, un grazie anche a voi, a domani con un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport.